Cari amici di Milano 1, come vedete in studio con me un amico che finalmente oggi ci conosciamo proprio personalmente. Sono un po' di anni che ha scritto, ha iniziato a scrivere forse nel fine 2019 sul canale con qualche commento. Poi ci siamo presi, diciamo, in amicizia. Lui ha scritto un libro, è Nicola Follin, è qua con noi. Ciao Nicola. Ciao Paolo, buongiorno a tutti. Sono veramente contento che tu sia qua, poi si vede già, si intravede un pochettino la copertina del suo libro, Sbam, una seconda possibilità. Nicola, intanto grazie di essere qua, e poi il libro, la copertina, tanti colori, tante cose belle e positive per quanto riguarda appunto il tuo libro. Certo, c'è da dire che è una storia un po', non dico pesante, però una storia che ti è capitata sulla tua pelle è abbastanza tremenda, no? Ma sì, inizialmente sì, è una storia comunque significativa, è una storia importante, la storia che capita anche a molti in maniera simile. È tutto qua. La copertina, c'è una moto. Tu hai avuto un incidente in moto? Sì, ho avuto un incidente stradale in moto 5 anni e mezzo fa, ottobre 18. È stato abbastanza grave. Mi sono scontrato contro una macchina ad alta velocità su una strada pubblica. Ed è stato abbastanza grave, insomma, nello scontro mi sono staccato una gamba, un dito della mano, due dita del piede, fratturato diverse decine di ossa, ed è stato, insomma, un'esperienza importante, grave, difficile da superare, però ce l'abbiamo fatta. Cammino, mi hanno riattaccato la gamba e le dita delle mani, dei piedi, sono prese un po' maluccio, però cammino da un anno e mezzo, ci ho impiegato 4 anni a tornare a camminare, ma ce l'ho fatta, e questo è il senso anche che questo libro vuole trasmettere, cioè la speranza di poterci provare ancora finché si può. Certo, senti, hai avuto coraggio comunque, eh? La paura sicuramente, però coraggio per affrontare certe cose l'hai avuto, quindi questo è da dire. Sì, decisamente. Guarda, io ho scoperto che è nella paura che si può trovare il coraggio, sicuramente. Non sono un tipo forte, ma è nelle debolezze e nei momenti di debolezza che si può riuscire a trovare la forza e il coraggio per tentare di superare l'ostacolo. È cambiata la tua vita? E come la vedi adesso? Ma è cambiata decisamente. Anzitutto, oggi, ogni mattina che apro gli occhi, ringrazio di averli aperti, di esserci, di poter vedere ancora la luce, e vivo in maniera diversa. Cerco di amare di più tutto e tutti, cerco di rendermi utile anche nella società. Faccio del volontariato adesso. Cose che prima non avrei mai pensato di poter fare. Sì, sì. Anche perché, Nicola, loro cioè, da casa ti vedono seduto, ma tu sei un omone, eh? Cioè, perché tanti mi dicono, ma lei è grande. Tu sei molto più grande di me, cioè, di altezza e tutto quanto, non è... Io sono anche un po' cicciotto, quindi voglio dire, va bene. Beh, sì, sono abbastanza alto, sono alto 1,88 m. Sono cicciotto anch'io, sono ingrassato di 25 kg circa dall'incidente nei 4 anni che non ho camminato. Sto cominciando a dimagrire, a buttar giù piano piano. Vediamo se ritorno in buona forma. Senti, in questi anni qua, dopo l'incidente, sicuramente ci sono state anche delle persone vicino a te, perché da soli magari si fa fatica a combattere la tristezza, la paura, i dolori e tutto quanto. E ci sono state, no? Ci sono state tante persone vicine a me, tante, davvero tante, anche perché lo spazio di tempo è stato abbastanza lungo.
Tutte queste persone vengono poi ringraziate anche all'interno del libro, alla fine del libro, una per una. Sono felice perché ho scoperto ancora una volta, se già non l'avessi saputo, insomma, che sono amato, che c'è tanto amore in giro, nel mondo e nell'aria. Certo. Va bene, e allora io ti dico anche grazie perché ho letto l'ultima pagina e c'è un ringraziamento anche a Milano 1 e sottoscritto, quindi io ti ringrazio per essere stato nominato, io, il dottor Mozzi, Telecolor, c'è un po' di gente legata, noi non siamo Telecolor, però è giusto ricordarlo. Senti, sogni futuri ce ne sono? Sogni futuri sono quelli di portare in produzione finalmente un sogno che ho fin da ragazzino e che è quello di produrre le mie canzoni, quelle che scrivo e che continuo a scrivere da oltre 30 anni a questa parte. Cioè, tu fai il cantante, non ce l'hai mai detto? Io non lo faccio ancora. Lo vengo a scoprire oggi per qua da Milano 1. Pensavo arrivassi con la chitarra, con qualcosa. No, sono ancora giovane. Tra un po' di tempo farò il cantante, forse. Ah, ok, va bene. Senti, libri, SBAM, so che ci sono anche in due lingue, ma soprattutto dove si può trovare, come si può prendere? Ma il libro SBAM attualmente è prodotto in lingua italiana e poi è stato già tradotto in lingua tedesca. E prossimamente uscirà anche l'edizione in lingua inglese. Si può trovare su Amazon e basta. Quindi questo è SBAM, questa è l'edizione tedesca. Si può trovare su Amazon in formato cartaceo o in formato Kindle. Cosa ti aspetti da questo libro? Da questo libro mi aspetto un'ampia diffusione, perché è rivolto a tutti sicuramente, però il mio pensiero personale va soprattutto ai giovani. Vorrei venisse letto dai giovani e sperando che almeno qualcuno si possa salvare, insomma, prestando maggiore attenzione nel momento in cui si mette in strada. Quindi la moto non si usa più? La moto si può usare, è un mezzo meraviglioso, dobbiamo stare molto più attenti. Ok, grazie per il messaggio, perché io uso la moto, quindi voglio dire, almeno starò più attento anch'io. Nicola, è stato un piacere averti qua. Abbiamo qualcosa ancora da dire ai nostri amici? Sì, il ringraziamento a Paolo Bobbiese, Emiliano 1 e al dottor Mozzi è doveroso, in quanto io ho salvato personalmente la mia gamba da un'infezione ormai cronica. Dopo 2 anni e mezzo di cure antibiotiche e di visite in ospedali di tutto il nord Italia, un'infezione che avevo preso all'osso non guariva, e finalmente dopo 2 anni e mezzo ho deciso di mettere in pratica la dieta dei gruppi sanguigni del dottor Mozzi, che già conoscevo da 7-8 anni, però sono pigro, infatti non la pratico più. E l'ho messa in pratica per 30 giorni e in 30 giorni, senza più medicinali, senza farmaci, 30 giorni di dieta del gruppo A, ho la gamba, insomma, l'ho salvata e l'infezione è sparita. Beh, io non ti ho dato consigli, forse no. Ti ho parlato un paio di volte per cercare di calmare un po' la rabbia che c'era dentro di te. Perché la capisco, voglio dire, cioè dolori, male, magari una parola può aiutare, no? Beh, sicuramente sì, io ringrazio Paolo Bobbiese come persona, sicuramente, perché è una persona che mi sta insegnando tante cose, anche da lontano. Bene, vai. Non mi fare diventare rosso e poi mi viene la lacrima, perché comunque va bene. Allora io ti ringrazio ancora di essere stato qua con noi, ovviamente ti aspetto la prossima volta, anche se non siamo dietro l'angolo, con la chitarra, o se no ci mandi qualche pezzo e faremo sentire i tuoi pezzi, però io preferisco che tu venga qua in studio, o se no vengo io a Venezia a trovarti. D'accordo. Ok, allora grazie a tutti e mi raccomando, c'è SBAM, un libro secondo me ne vale la pena, poi siamo, arriva l'estate, se arriva l'estate, perché qua l'estate fa tarda ad arrivare, però di solito sotto l'ombrellone o magari in montagna o magari si piglia un libro, un piacevole libro,
e si può fare una lettura. Non fa male, giusto? No, decisamente no, è anche piacevole da leggere. L'ho già capito io perché ho guardato due pagine e già mi è piaciuto, quindi va bene. Allora, grazie a tutti, ci vediamo e ci sentiamo alla prossima. Grazie Nicola per essere stato qua con noi. Grazie a Emiliano 1.